Buonasera a tutti e ben ritrovati in un nuovo video su Biblioteca Spirituale. Che cosa manca all'uomo per realizzare il divino? Che cosa manca all'uomo in questo momento evolutivo per arrivare a Dio? Spesso parlando con le persone io chiedo appositamente: ma chi è Dio? Tante persone sono in un percorso di crescita interiore, spirituale e cercano Dio. L'uomo ha sempre cercato il ricongiungimento con la fonte. E quando chiedo chi è Dio, le persone rimangono basite, stranite. Hanno tipo un sussulto e non sanno rispondermi. Quindi trascorre qualche minuto e poi la mente inizia a dare delle definizioni. E mi dicono, insomma, un po' le solite risposte che sentiamo sempre: Dio è uno, Dio è il tutto, Dio è l'universo, Dio è in energia, Dio è in tutte le cose. Qualcuno dice: Dio sono io. La verità è che queste sono definizioni della mente. Provate a pensare, guardando questo video, quanto è trascorso dal momento in cui io posso la prima domanda: che cosa manca all'uomo per arrivare a Dio? Chi è Dio? Quanto ci avete messo a rispondere e quanto vi ha convinto quella risposta? In realtà siamo sempre molto lontani da Dio, perché se fossimo vicino a Dio non sentiremmo né divisione né separazione, né conflitto, né ingiustizia. Provando a dare una definizione che va oltre la mente di Dio, possiamo dire che Dio è creazione e realizzazione. Dio unisce il principio di creazione e di realizzazione. Che cosa vuol dire? Voi siete fatti a mia immagine e somiglianza. Infatti anche noi siamo creatori. Che cos'è il principio di creazione? Fisica quantistica, dove va l'energia, dove direzioniamo un intento, un pensiero, noi creiamo, noi manifestiamo. Si potrebbe dire che l'uomo in questo momento è bloccato in questa fase evolutiva. Qualcuno ci sta arrivando adesso, qualcuno conosce questo principio e l'ha applicato attraverso la magia, l'alchimia, da parecchi anni. Quindi si sente effettivamente un creatore, un mago. Ma per quanto noi possiamo creare dei mondi anche bellissimi, meravigliosi, se non diventiamo, se non realizziamo di essere quei mondi, rimaniamo a livello del mago, quindi a livello della dualità. Perché? Perché c'è sempre un creatore che crea e la creazione. Finché questi due principi sono differenti, distaccati, non vi è la realizzazione. Qual è il principio di realizzazione? È divenire ciò che si è creato. Dio è ciò che ha creato. Quindi, se proprio dobbiamo dare una definizione di Dio, egli unifica il principio di creazione e il principio di realizzazione e trascende così la dualità. Perché nella dualità, come abbiamo detto prima, c'è ancora un creatore e la creazione, che risultano essere due cose distinte. Dio è la sua creazione.
Questa è la definizione di essere. E qui qualcuno potrebbe dirmi, sì, però se una persona realizza una brutta creazione o quella che può essere definita una creazione negativa, allora non ha realizzato Dio. Perché si può creare nell'ombra, ovviamente, questo si sa, lo sappiamo, ma l'ombra a un certo punto si ferma, non va oltre, perché Dio è equilibrio. Ve ne ho parlato anche nel penultimo video, nel video prima di questo, quando ho fatto i riferimenti alle sacre scritture. Dio è armonia, Dio è omeostasi. Quindi si può realizzare solo nella bellezza. Ok? Bene, spero che questo video, che in realtà ha lo scopo di far sorgere qualcosa dentro di voi in maniera spontanea e non logica, vi sia stato utile. Un abbraccio. Fatemi sapere le vostre impressioni. Ciao!